Davanti agli impietriti tecnici e al numero uno della Triumph, Sir Black, l'esperto collaudatore Ken Richardson, dopo aver provato a lungo l'auto, che verrà denominata TR1 Triumph Roadster 1, dichiarò di aver guidato la peggiore macchina di sempre, una vera trappola. In effetti, per motivi soprattutto economici e finanziari, il progetto era un po' superato, avendo tra l'altro la carrozzeria non autoportante, un motore 4 cilindri linea di circa 2000 centimetri cubici derivato da un motore montato sui trattori Ferguson, le sospensioni posteriori a balestra semiellittica. Dopo gli opportuni miglioramenti, nel 1953 viene accolta con entusiasmo dal pubblico la TR2, che ben interpretava lo spirito delle Spider inglesi. La TR2 è stata la prima di una lunga e fortunata serie di modelli che finirà nel 1981 con la TR8. Io amo le Triumph e sono molto affezionato al mio TR6 PI del 1973, l'ultima della serie cosiddetta classica.